Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone, dopo oltre 7 mesi di indagini, hanno smascherato gli autori dell'atto criminale riguardante lo spargimento di acido sulla folla intrattenuta da un concerto band dalla balconata superiore dell'anfiteatro di Via Roma. I fatti risalgono al 22 giugno dello scorso anno. In quella circostanza furono colpite dalla pioggia acida 16 persone, tutti giovani che riportarono ustioni di primo, secondo e terzo grado in varie parti del corpo. Molti di essi dovettero ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale Gravina di Caltagirone, mentre per 5 dei 16 feriti subirono anche sfregi al viso e quindi gli furono procurati danni permanenti. L'attività investigativa condotta dagli agenti del commissariato, coordinati dal vice questore aggiunto Marcello Ariosto, hanno adesso chiuso il cerchio delle indagini e così ultimato una complessa attività investigativa che è sfociata nell'arresto di 3 giovani, di cui un albanese di 22 anni, che sarebbe ritenuto l'esecutore materiale del gesto, unitamente ad altri 2 giovani del posto, entrambi fratelli, Filippo Piazza 22enne e Francesco Piazza di 24 anni, che avrebbero partecipato in concorso all'azione criminale. Gli agenti del commissariato di Caltagirone, di concerto con la Procura della Repubblica e del locale tribunale, non hanno mai così tralasciato l'attività investigativa, risalendo così a distanza di tempo agli autori dei fatti. Futili pertanto sarebbero state anche le motivazioni che avrebbero spinto i 3 a compiere l'insano gesto. Gli investigatori, esaminando i tabulati delle celle telefoniche e i vari indizi che gli uomini del commissariato calatino hanno seguito sino a quando sono giunti a smascherare i 3, finiti adesso in manette. Ulteriori dettagli dell'operazione Tondo Vecchio saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alla Procura della Repubblica alla presenza del procuratore Francesco Paolo Giordano. I 3 arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati associati alla casa circondariale Noce di Caltagirone per essere posti a disposizione dell'autorità giudiziaria. Tutti loro, l'albanese Tekna Samir, 22 anni, Francesco Piazza di 24 e Filippo Piazza di 22, dovranno difendersi dalle accuse di lesioni personali aggravate provocate da sostanze corrosive, ulteriormente aggravate dalla premeditazione del gesto.